Benvenuti a Uncomo. Oggi faremo un braccialetto con i colori della bandiera tedesca. Abbiamo bisogno dei colori della bandiera, che sono il nero, il rosso e il giallo, ed inoltre un gancio. Questa volta non faremo un braccialetto con l'incrocio dei colori della Francia, della bandiera francese. Io ho calcolato che più o meno per la grandezza del mio polso ho bisogno di circa 7 neri, 7 rossi e 7 gialli, perché mi resti divisa per colori. Vediamo. Il sistema è sempre lo stesso. Prendiamo un elastico, prendiamo un primo elastico, lo posizioniamo sulle due dita e poi vi infiliamo un altro elastico e resto con un elastico sul dito, sul pollice, e l'altro dell'altro colore lo infilo sull'indice. Poi prendo l'elastico di un terzo colore e lo passo fino alla metà, circa così. Questo sarebbe se vorremmo alternare i colori, ma invece questa volta per fare questo intreccio prenderemo prima solo i colori neri, gli elastici del colore nero. Vediamo, posizioniamo il primo e formiamo il nostro 8. Ne infiliamo un terzo ed ancora lo infiliamo sotto il precedente per dargli poi una forma rotonda a 8 chiuso. Continuiamo. Di tanto in tanto va bene stenderlo per vedere un po' la distanza che stiamo formando, la lunghezza. Possiamo fare così, possiamo sempre continuare a fare così, o possiamo anche fare nella maniera inversa, cioè quindi estrarre l'elastico che abbiamo infilato sull'indice e portarcelo sul pollice. Ognuno prima o poi trova la sua tecnica, il suo trucco. Cambiamo colore. Una volta che abbiamo esaurito i 6-7 elastici di un colore, cambiamo, passiamo all'altro e così avanti. Non dimenticate di restare con gli ultimi elastici su ogni dito per avere le estremità del braccialetto, in maniera poi da tenderlo magari con l'aiuto del dito medio e infilare il gancio per la chiusura. Infiliamo il gancio della chiusura dall'altra parte ed ecco fatto. Il nostro braccialetto di elastici con i colori della bandiera tedesca è pronto. Spero che vi sia piaciuto questo tutorial. E ci vediamo nel prossimo. Ciao!